Giovedì 14 marzo, buon pomeriggio da Serena Nuzzaco. Individuata nel Barese un'organizzazione che avrebbe finanziato i terroristi dell'ISIS. 4 le persone arrestate. Sentiamo Silvio De Toma. Soldi raccolti per finanziare un imam albanese ritenuto vicino all'organizzazione terroristica dell'ISIS è l'accusa che ha portato all'arresto di 4 cittadini di origine albanesi residenti a Bari, Adelfia e Rutigliano. Tra maggio e luglio 2020 avrebbero trasferito il denaro all'imam tramite canali non tracciabili. In un caso le somme sarebbero state nascoste in un borsone a bordo di un traghetto. Uno di loro avrebbe anche diffuso tramite WhatsApp un video in cui esaltava lo Stato Islamico. Tra gli atti citati dal procuratore della direzione distrettuale antimafia di Bari, Francesco Giannella, c'è anche una conversazione sull'Ucraina. L'età oggi fa un certo effetto perché si parla dei Balcani, si parla dell'Ucraina, in una visione di contrapposizione estrema tra Occidente ed Oriente si parla di una appropriazione dell'Ucraina da parte degli occidentali finalizzata ad appropriarsi del gas. Incidente mortale ieri sull'autostrada tra Candela e Cerignola. I dettagli nel servizio di Emanuele Saponieri. 3 suore sono morte e altre 10 persone sono rimaste ferite nel ribaltamento del bus avvenuto nel Foggiano sull'autostrada A16 tra Candela e Cerignola. Tornavano da Formia, in provincia di Latina, dove avevano partecipato ad alcuni esercizi spirituali. Le vittime, che stavano rientrando nei rispettivi istituti religiosi tra Molfetta, Bari e Lecce, erano tutte appartenenti all'ordine dei Salesiani del Sacro Cuore. Sono ancora da chiarire le cause dell'incidente. Probabilmente all'origine vi è lo scoppio di uno pneumatico che ha causato il ribaltamento, facendo finire il bus nella scarpata. Un giovane medico barese originario di Altamura è morto in un incidente stradale in America. Carla Manzari. Stava sostenendo uno stagio formativo. Davide Loizzo, il giovane medico originario di Altamura, morto in un incidente stradale avvenuto negli Stati Uniti. Era iscritto come specializzando al terzo anno di urologia alla Scuola di Medicina dell'Università di Bari. A dare la notizia è stato, attraverso il proprio profilo Facebook, il presidente della scuola, Loreto Gesualdo. Davide, si legge nel post, un ragazzo dolcissimo, disponibile, bravissimo, studioso. Non ci sono parole per esprimere ai suoi genitori e alla famiglia il proprio profondo dispiacere. Abbiamo perso, conclude il professore, un professionista eccezionale. È morta l'anziana rimasta ustionata nell'incendio sviluppatosi venerdì scorso nella residenza per anziani ad Alessano, nel Leccese. La donna aveva riportato ustioni al collo, al volto e alle braccia, oltre ad un'intossicazione da fumo. L'incendio potrebbe essere stato scaturito da un mozzicone di sigaretta caduto su un materasso. Aumentano i casi Covid in Puglia, da oggi in zona bianca. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.442 nuovi contagi su 24.527 tamponi analizzati, portando a 18% il tasso di positività. 2 decessi. Nella distribuzione dei casi per provincia, Bari al primo posto con 1.265 positivi, seguita da Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Il giudice per le indagini preliminari di Lecce ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta sulla scomparsa di Roberta Martucci, risalente al 20 agosto 1999. Le tracce della ragazza, all'epoca 28enne, si persero a Torre San Giovanni, nel Salento. L'unico indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere era il cognato della vittima. Il GIP ha spiegato che gli elementi acquisiti nei confronti dell'indagato non sono idonei a fondare l'accusa in giudizio. Sarà proclamata il 16 marzo la Capitale Italiana della Cultura 2024. La città vincitrice verrà comunicata dalla giuria al Ministro della Cultura Dario Franceschini. Tra le 10 città finaliste c'è anche Mesagne, in provincia di Brindisi. La vincitrice del titolo riceverà 1 milione di euro per la realizzazione del progetto. Un Eurogol di De Rico fa sognare il Bari. I dettagli da Luca Scattarella. Il Bari vede avvicinarsi la promozione in Serie B. La vittoria per 2-1 sul campo del Catanzaro proietta i biancorossi a più 10 sui calabresi, a 7 giornate dalla fine. Un successo deciso dal rigore trasformato da Antenucci e dal gran gol di De Rico, che ha fatto esplodere di gioia i 6.000 baresi presenti al Ceravolo. Ai ragazzi di Mignani basterà conquistare 12 punti sui 21 in palio per tornare tra i cadetti dopo 4 anni.